nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in Correre per Sport. Come tutti sapete, un programma ideato dalla WISP, Lega Atletica Abruzzo e Molise. Alberico, eccoci qua. Buonasera, ben trovato caro capitano. Pimpante come sempre, contenti tutti perché abbiamo qui dal vivo un ospite d'eccezione che aspettavamo da un paio di settimane, Alberto Carulli, che torna anche egli pimpante quasi come sempre. L'avevamo già accennato la settimana scorsa. L'hai salutato sempre, diciamo la verità. Come dico io, è una quercia, pertanto che faccia la quercia. Fa la quercia. Andiamo a presentare i nostri ospiti. Tu, che so che domenica scorsa hai vinto una gara a Chieti Scalo, un cross, gara cortissima. Ne abbiamo uno che ha vinto una gara, Maurizio Di Paolo. Buonasera, bentornato. Buonasera a tutti. Alla quarta vittoria in una 6 ore. Domenica scorsa hai conquistato anche la vittoria alla 6 ore di Putignano, ritenuta dagli esperti, vero Alberico, una delle più in, possiamo dire. Sì, abbastanza un po' smunto oggi, ancora recupero, correre per 6 ore, 76-78 chilometri. Volevi aggiungere, scusa Alberico? Che io l'ho incontrato domenica mattina a Chieti, era talmente fresco già che non gli ho fatto neanche i complimenti perché non mi sembrava possibile avesse fatto una 6 ore. Forse sta assimilando più adesso. Può darsi. Complimenti, grazie, complimenti, ha conquistato la vittoria anche a Pescara, poi ne parleremo ancora. Accanto alla dottoressa Eliana, mi verrebbe da dire bel nome, invece bell'uomo di cognome. Buonasera a tutti. Alberico, oltre che essere in rappresentanza della farmacia Russo, che sarà partner del Vivi Città, è anche un atleta. Una podista. Una partecipante, esatto. Anche probabilmente al Vivi Città. Esatto. Accanto, buonasera, io lo chiamo padre Massimiliano Di Carlo, buonasera. Presidente della ASD Burkina Faso. Sì, di questa piccola società sportiva. Con un cuore grande però. Creata appunto per appoggiare l'evento Correre sulle Orme di San Francesco, che stiamo ideando già da un bel po' di mesi e che stiamo giungendo quasi a un mesetto, diciamo, dalla realizzazione concreta. Ricordiamo, dal 3 al 6 di maggio. Il coordinatore Antonio Valentini, bentornato Antonio. Grazie dell'invito. Coordinatore, ma mi verrebbe da dire ideatore. Sì, è stata un'idea che mi è stata ispirata da una soddisfazione dopo una bella gara. Ecco, comunque avevo nel cuore da tanto tempo, perché frequento i francescani da sempre, negli ultimi 20 anni, e hanno provato in tutti i modi di farmi capire che credere non è solo credere di avere buone intenzioni, ma anche di agire. Il Papa ce lo ricordava giorni fa, il Papa, e quindi ci vuole anche l'azione, non... Tra l'altro ho avuto modo ultimamente, andando a fare lo speaker fuori regione, ho avuto modo di vedere che avete fatto proseliti anche al di fuori della regione, come il presidente della Winner Foligno, ne è entusiasta. Abbiamo anche una podista della Winner Foligno, che è la Rita Pedini, che sarà con noi in tutte e quattro le tappe. Poi avremo i primi tre nella classifica italiana del Club Super Maratoneti. Maratoneti, Alberico, atleti. Stiamo parlando di ancora veramente dei super maratoneti. Super maratoneti, stiamo parlando di ancora Vito Piero, con 1047 maratone all'attivo, il primo in classifica italiana e 19° in classifica mondiale.
Poi Gargano Angela, secondo posto in classifica italiana, il terzo Rizzitelli Michele e Faleo Massimo in sedicesima posizione. Abbiamo degli iscritti al momento pochi, ma noi che pensavamo che questo fosse un evento localizzato alla Frentania, abbiamo iscritti da Brescia, arriverà forse uno di Milano. Ecco, mi dicevo, anche da fuori regione. Ah, poi ne parleremo oltre a chi partecipa, che è la cosa più bella in assoluto, ma abbiamo visto anche realtà, ditte, enti eccetera, che veramente vi danno una mano. Ne parleremo, sì, tra poco. Alberico, una volta le maratone si contavano i tempi, adesso si contano i numeri. I numeri, è vero. 1047 al 31/12/2017. Pietro Vidoancora, che ne è? In un anno ne riesce a fare un centinaio all'anno. E lavora pure, vi assicuro che lavora, ah, sì, lavora pure. È proprio quella l'evoluzione di questo settore. Penso che parlare di tempi sia molto impegnativo. Parlare di numeri, diciamo, è una questione proprio di tempo. Beh, veramente un'organizzazione tutta particolare. Ricordo due settimane fa, tre, era a fine, iniziò il 3 di marzo. È andato a Rocchetta Sant'Antonio al sud a fare una 6 ore, è tornato la mattina dopo, è andato a Torino tutto col treno, da Torino è andato a Milano a votare, senza tornare a casa portava già l'abbigliamento dietro per lunedì mattina essere presente a Roma per lavoro. Tra l'altro specifichiamo che correre sulle orme di San Francesco verrà comunque valutata dalla commissione Iuta e verrà assegnato appunto il punteggio relativo a questa speciale classifica mondiale. Quindi è stata proprio una grande opportunità per una manifestazione WISP a tutti gli effetti. Bene. Allora, Maurizio, parlando di Iuta, c'è stata ultimamente anche la premiazione del titolo dell'anno scorso. E tu come sei andato? Sì, diciamo che l'anno scorso ho avuto dei bei risultati, belle soddisfazioni personali, perché comunque sono arrivato terzo della classifica generale dal nord al sud Italia. Qui vediamo proprio la premiazione invece della 6 ore di Putignano. La premiazione di sabato scorso proprio a Putignano della 6 ore, insomma. E qui abbiamo anche un amico di squadra, Samuele Fabrizio. Che poi non eravate solo voi due, ma ne avevate una decina. Sì, ne eravamo otto compagni di squadra a gareggiare quel giorno. 8 perché tu eri il nono o 8 con te? Sì, all'incirca. E quindi diciamo che sì, poi mi hanno premiato anche riguardo la classifica generale del 2017 dell'Iuta, primo centro sud Italia e terzo nazionale. Poi è stata veramente una bella manifestazione quella di Putignano. Si dice sia forse la più partecipata in Italia, sicuramente una delle più curate da questo punto di vista. Esattamente, perché veramente non mancava nulla, cioè organizzata molto bene. E qui per caso, non so se per caso oppure Maurizio l'ha fatta apposta, vediamo Alberico Di Cecco che ha vinto domenica scorsa alla strada anche Teaterno a Chiediscarto. È saltata fuori. Sì. Una delle tante vittorie. A proposito, tu che hai fatto un po' tutte le 6 ore in Italia, visto che Alberico ha detto una delle più belle, una mia curiosità personale, ne approfitto della tua presenza, più bella, più organizzata questa o quella di Banzi, che sarà teatro del prossimo campionato italiano, 30 di giugno? Sinceramente, personalmente, preferirei più Putignano, perché Banzi è bella lo stesso, ma Putignano forse è più organizzata, ci tengono di più, anche perché poi il giorno dopo c'era una gara di 8-10 chilometri, 4.200 iscritti hanno fatto. Vabbè, la Puglia. Quindi, a livello di iscritti, allora, basta guardare la maratona Città di Pescara. Altro po' sono più pugliesi. Prima Antonio ha citato il nome di Massimo Faleo, veramente è un collante tra te e i pugliesi, veramente eccezionale. La mia curiosità, Eliana, ma la 6 ore? La 6 ore per il momento non è prevista, un numero. Anche perché Alberico verrà a Banzi per il 30 però di giugno. Vedremo, mi impegnerò, d'accordo? Dicevi Alberico, partner del Vivi Città. Sì, devo dire un partner arrivato proprio grazie alla dottoressa Bellomo. Io sono andato a trovarli proprio questa mattina e
La particolarità di questa farmacia, mi sono trovato praticamente, non riuscivo a capire se era una farmacia propriamente detta o proprio uno studio di consulenza, perché ci sono vari reparti. Tra l'altro, caro Roberto, lo dico perché tu da sportivo praticante quale sei, allora stai dicendo, dovresti assolutamente venire allora stai a trovarci. Dicendo una bugia. Non vi aspettate un espositore di prodotti, no, di integratori, ci sono proprio dei veri e propri reparti dedicati ai podisti, diciamo agli atleti in genere, nella quale ho avuto la sensazione proprio che ci fossero dei consulenti, dottoressa. È così, esatto, poi in è effetti. Proprio così. Ma sai perché? Perché Francavilla è un terreno fertile, tutti che fanno sport, vero dottoressa? Sì, è vero. Sì. Sì. Ciclismo, atletica, triathlon, di tutto e di più. Però questa è una peculiarità che non avevo mai notato. La nostra infatti è una farmacia del tutto particolare, perché essendo una farmacia per settori, ogni settore è appunto, in ogni settore c'è uno specialist che oltre ad essere farmacista anche ha una seconda laurea ed una specializzazione, per cui noi giornalmente in farmacia facciamo consulenze personalizzate, ed è proprio per questo che ci tengo e sono onorata a partecipare, aver preso appunto quest'unione con la gara di con il Vivicittà, perché proprio in quella giornata, in tutta durante tutto il corso della giornata e della manifestazione saremo presenti in piazza Salotto, oltre a me, che sono appunto la specialist del settore del sportivo, ci saranno anche altre colleghe che faranno proprio delle consulenze personalizzate e gratuite a tutti i cittadini. Questo è ancora più piacevole. Vorrei entrare un attimo nel dettaglio, perché per consulenza gratuita ovviamente ci fa piacere che sia gratuita, sì, ma spieghiamo anche che tipo di consulenza. Allora, innanzitutto, oltre sono sicura che sarà un po' più orientata verso lo sportivo, dove qualsiasi atleta può recarsi verso il nostro padiglione, dove ci sarò io che darò dei consigli professionali riguardo sia lo sport, ma anche riguardo l'alimentazione, ed è per questo che saranno presenti altre due colleghe che sono proprio specializzate nella nutrizione e nell'alimentazione, che daranno consigli sull'alimentazione. Volevo specificare che come negli altri anni, anche quest'anno verranno distribuiti i pettorali e fatte le nuove iscrizioni anche il sabato pomeriggio, quindi sabato 14 ci sarà tutta la segreteria iscrizione a Piazza Salotto, sì, e possiamo promettere che sarete con noi anche il sabato pomeriggio, o parliamo solo della domenica mattina? Ci stiamo impegnando e spero di essere presente anche sabato pomeriggio, ve lo faremo sapere nelle prossime ore, lo comunicheremo, nei prossimi giorni. Hai fatto bene a ricordare Piazza Salotto, perché sennò qualcuno si potrebbe confondere tra Vivicittà, Maratone di Pescara, location spostata a destra e a sinistra. No. Ricordiamo Vivicittà. Piazza Salotto, ormai ci siamo, 15. Ormai ci siamo, se ne parla, devo dire che più giriamo, più promuoviamo e più ci rendiamo conto che con i nostri canali, con i canali WISP, riusciamo veramente a fare l'informazione giusta, a raggiungere un po' tutti, quindi ci aspettiamo un grosso pienone. Adesso nelle prossime settimane presenteremo anche altre partnership importanti e vediamo. A proposito di presentare, avete dato l'apporto tecnico alla riuscitissima manifestazione che si è svolta a Torre dei Passeri due domeniche fa. Ci sarà lo speciale il giorno mercoledì, domani per chi e ci vedrà in diretta, oggi è 20, domani ci sarà la replica, ebbene domani 21 alle ore 21 ci sarà la messa in onda di questo speciale, poi ancora delle repliche, una ce ne sarà domenica alle ore 11 e l'altra sabato il giorno prima alle ore 16. Diciamo che oggi 21 ci sarà anche lo speciale. È vero. Oggi di Torre dei Passeri, hai fatto bene a specificarlo, perché sarà seguitissimo, me l'hanno chiesto in tantissimi. Hai fatto bene a correggermi, oggi è 21 e non 20. Padre Max, so che il vostro gruppo di frati, la vostra associazione non cura solamente questa manifestazione che sta per nascere, e tanto impegno ci vuole, tanta speranza soprattutto che venga come Antonio si aspetta, ma voi curate
tanti altri aspetti proprio in Burkina Faso. Come Frati siamo soddisfatti di questo evento, perché rappresenta un po' per noi anche il mostrare quello che sono i frutti che stiamo ricevendo dopo tanti anni come frati minori conventuali in Burkina Faso. Siamo presenti con tre realtà di conventi, delle parrocchie, però le attività più importanti sono quelle legate al centro medico. Figuriamoci che in 10 anni, 10 anni e passa, da un minimo di attività che si faceva in una piccola parrocchia, di assistenza ai bambini appena nati, li assisteva con un progetto di nutrizione, di giusta nutrizione, non solo per i bambini ma anche per le loro mamme che li accudivano, si è passato per opera della provvidenza a ricevere un terreno, a riuscire a edificarlo con dei vari padiglioni e a trasformarne veramente in un vero centro medico che adesso attualmente copre la maggior parte delle funzionalità di un ospedale, diremmo noi, di una nostra cittadina normale. Certo, forse non possiamo fare dei raffronti, però possiamo anche dire che tante volte dalle nostre parti si parla di pubblico, di privato, di tante volte di far conciliare questi aspetti anche nella sanità pubblica. Là si è riusciti nel giro di questi 10-15 anni a fare qualcosa di grande, grazie alle offerte dei vari benefattori di questi anni, che ci hanno conosciuto le persone che gravitano nei nostri conventi, e stiamo ultimando con le ultime strutture, due padiglioni mancano per renderlo definitivamente completo. E una cosa che volevo condividere con voi, forse non so se per opera anche di quest'idea di Antonio e anche di questa collaborazione con la WISP e con tutte le altre associazioni che hanno aderito, ma in questi mesi si stanno raccogliendo anche forse anche dei grazie dalla parte delle istituzioni del Burkina Faso. Infatti sabato 10 marzo c'è stata una conferenza a Roma a cui ha partecipato il Ministro della Salute del Burkina Faso, perché proprio per fare il punto della situazione dopo questi anni. E figuriamoci che il Presidente del Burkina Faso ultimamente ha nominato i nostri frati in Burkina Faso Cavalieri del Lavoro, proprio per ringraziarli di quest'opera che hanno fatto per i poveri del Burkina Faso, di assistenza per le persone malate, dai più piccoli ai più grandi, anche rendendo possibile diciamo, la buona salute per persone che devono fare centinaia di chilometri per il primo ospedale più vicino. Ed è stato un merito forse non solo anche della buona volontà di quei frati, nostri confratelli, un abruzzese e dei confratelli polacchi che adesso svolgono il loro servizio, ma credo anche è un modo anche per dire grazie a tutti coloro che in questi anni hanno contribuito con le loro offerte a rendere possibile il mantenimento di questa struttura e anche ottenerne in pratica un riconoscimento dallo Stato stesso. Dove in una località dove l'aspettativa, la prospettiva di vita è molto bassa. Sì, la vita media è molto bassa, e se noi pensiamo che ancora le statistiche parlano quasi di 1 euro al giorno nei piccoli villaggi, diciamo la paga sufficiente per vivere, e vivono di poco. Eppure con queste opere si è riusciti a raggiungere questo obiettivo, hanno ottenuto anche un piccolo premio quest'anno come migliore struttura ospedaliera gestita da privati, da religiosi, in tutto il Burkina Faso. Tenete conto che in quel territorio erano presenti anche i Camilliani, l'Ordine di San Camillo dell'Ellis, con le loro strutture ospedaliere. Quindi da alcuni anni si è riuscito a fare anche questo. Ultimamente, Padre Massimiliano, c'è stato anche un messaggio da parte del Papa che ha ulteriormente inorgoglito l'attività che fate. Sì, in effetti per noi forse religiosi e soprattutto immagino anche per quei confratelli che stanno lì da alcuni anni, che dedicano ogni attimo della loro vita al bene di questi nostri fratelli, e ottenere un riconoscimento forse allo Stato è un qualcosa di importante, forse più dal punto di vista pratico. E quest'anno, dal punto di vista spirituale, il riconoscimento del Papa
che ha incoraggiato a continuare quest'opera di assistenza per i poveri e delle periferie del Burkina Faso, li ha motivati ancora di più. Quest'anno invece correre sulle orme di San Francesco potrebbe bruciare le tappe e avere già un saluto del Papa, Antonio. Io ci sto provando, non so se ci riuscirò a... ho il desiderio di far telefonare dal Papa per un saluto. Ma lo dico perché ci stai provando seriamente, quindi... Seriamente, sì, ma quando Antonio ci prova... tormentando il provinciale, il vicario di Assisi, e lunedì prossimo andremo a parlare con il nostro vescovo a Lanciano, il padre Fabrizio. Antonio, prima il nostro regista Maurizio ci ha messo in onda il logo. Chi ha ideato quel bellissimo logo? Il logo è stato ideato da me insieme a un nostro collaboratore che è anche un amico che corre insieme alla società Il Crampo, Filippo Pellicciotta, con l'aiuto di un suo parente grafico. Prima abbiamo parlato e hai detto che... C'è da dire che il rosone di Franco Schiazza, ecco. Ma io non posso non nominare Franco Schiazza, perché la presenza dei tre campioni è merito suo. E poi non posso non ringraziare voi due. Io la prima telefonata che ho fatto, il primo giugno del 2017, è Alberico Di Cecco. Addirittura. Sei stato il primo. Poi Roberto Paoletti, mio presidente, e poi dovrei elencare tutte le persone che ho contattato. Ma si offende il presidente, però. Forse il presidente Lucio, sì. Scherziamo, ovviamente. Hai parlato di atleti, ci sono tanti personaggi che si stanno iscrivendo dal mondo del podismo, dell'atletica. Tra l'altro voi avete fatto una sorta di gruppo che vi avvicinate, ma vi avvicinate fisicamente, nel senso che vi allenate, vi radunate. Ci stiamo allenando già da più di un mese. Si è fatto un gruppo, noi lo chiamiamo il gruppo dei 30, ma siamo arrivati a 34. Ci alleniamo tutte le settimane e stiamo creando uno spirito di gruppo. Ci sono delle regole. È un buon trascinatore, motivatore Antonino, vero? A Pugliese? Sì, per me è il direttore tecnico Antonino Pugliese. Sì, è lui che coordina il tutto. È stato nominato e quello è compito suo. Abbiamo parlato di atleti, di sponsor non ne abbiamo parlato, ma sicuramente ce ne sono tanti. Anche un progetto molto particolare che ti sta molto a cuore, il progetto scuola. Beh sì, nel progetto scuola stiamo coinvolgendo le scolaresche, le scuole elementari, licenza media di Lanciano, che in pratica dovranno preparare i ragazzi con dei lavori a questo progetto di solidarietà, e poi qualche giorno prima scriveranno delle preghiere, lodi, intenzioni, ringraziamenti, ma anche i conventi lo faranno. Qualche settimana prima avviseranno i propri fedeli che noi porteremo sulle spalle delle buste sigillate con le loro preghiere. Ma pure voi camminate sull'acqua. Stiamo allenando per camminare sull'acqua. Difatti. Quindi nel progetto scuola la cosa che più mi interessa è quello di far entrare la persona nello spirito di San Francesco, ma soprattutto di rivolgersi a lui con un pensiero, una preghiera, una richiesta particolare. Noi depositeremo tutti questi fogliettini sulla tomba di San Francesco e che porteremo nei nostri zainetti per 170 chilometri. Torneremo a parlarne, perché sicuramente la WISP vi ospiterà in tante altre occasioni in avvicinamento al 3 di maggio. Torniamo con Maurizio, abbiamo parlato di questa splendida ennesima vittoria. Tu che hai vinto anche a Pescara, credo, qual è stata la vittoria più bella? È sempre l'ultima, ma... Per me tutte belle sono, perché comunque quando si porta a casa un risultato... Sono come i figli le vittorie. Però dai, la 100 km di Seregno, che quest'anno riproveremo a fare il 15 marzo. Ahimè, dove hai conquistato cosa? Il 15 aprile. Che cosa hai conquistato a Seregno? Vabbè, il campionato italiano. Lo dici così. Un titolo italiano, dai, diciamo. Lo dici così. Ripeterlo, vediamo. Come se apri l'uovo di Pasqua e si vedi la sorpresa. Titolo italiano. Prossimo impegno importante? Sicuramente sarai a qualche tappa, alla prima, sì, di assolutamente, sicuro, assolutamente. Anche all'ultima, perché Alberico se le farà tutte e quattro. No. L'ultima sicuramente ci sarà. Ho promesso Antonio. E anche la prima. L'apertura ci sarò il giovedì, il primo giorno, perché poi andrò all'Isola d'Elba alla maratona.
Bene, 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 torniamo alla nostra dottoressa. Torniamo alla dottoressa, perché dopo tutti questi chilometri, dottoressa, un passaggio presso la farmacia Russo lo dobbiamo è obbligatorio. Fare, per forza. Non abbiamo detto dove si trova esattamente la farmacia Russo, che poi tra l'altro è un punto cruciale, conosciuto un po' a tutti. Assolutamente, il passaggio è conosciuto da tutti perché si trova a Francavilla al Mare, sulla Nazionale Adriatica, proprio dove è il Piazzale Crismi, quindi semplicissimo da raggiungere, anche da Pescara con l'asse attrezzato ci si mette davvero poco. E poi davanti alla farmacia c'è un piazzale proprio per il parcheggio, e che tra l'altro c'è proprio lì l'uscita della superstrada, esatto, quindi un punto di passaggio. Tra l'altro tutti coloro che verranno in farmacia non si dovranno aspettare, lo dicevamo prima, una farmacia standard, ma c'è tutta una gamma di prodotti proprio per lo sportivo, sì, che normalmente vengono venduti in degli store specializzati, perché ci sono anche marche proprio decisamente del settore, sì, soprattutto tra, appunto, abbiamo dei brand di settore che sono Named, che sono tra i più conosciuti e tra i più ambiti tra gli sportivi. Oltre Named abbiamo Enervit e Pro Action, quindi abbiamo le tre, ci troviamo proprio a casa dello sportivo, del podismo, sì, in generale. A questo punto io devo fare una domanda d'obbligo, forse sì, vado oltre le aspettative, la vogliamo fare una piccola anticipazione che poi accadrà nei prossimi mesi? La facciamo, siamo in diretta e sconvolgiamo un po' tutti, perché presto ci troverete anche sul mercato pescarese, nel pieno centro della città, nel cuore della città, in via Mazzini. Apriremo un concept store che si chiamerà appunto Russo Concept Store. E a questo punto però mi permetto di chiedere che cos'è un concept store, io sono sempre... non è la farmacia Russo, ma è uno store, quindi un negozio all'interno del quale si può trovare veramente di tutto. Anche prodotti per gli speaker magari. Tutto. Ma nascerà prima o dopo il Vivi Città? Dopo. Dopo il Vivi Città. Dopo il Vivi Città. Il giorno zero sarà Vivi Città. Il Vivi Città sarà occasione per la presentazione. Bene, padre Massimiliano, vogliamo ricordare le tappe, i conventi dove... Sì, volentieri. Voglio ricordare le quattro tappe. La prima tappa da Lanciano a Pescara, nel santuario del Miracolo Eucaristico al nostro convento di Sant'Antonio. Poi la seconda tappa il 4 maggio da Santuario del Vorto Santo di Manoppello fino ad arrivare a Castelvecchio Subequo alla chiesa di San Francesco, dove custodiamo la reliquia del sangue di San Francesco. Dopo da lì partiremo il giorno dopo per arrivare all'Aquila, al convento San Pio X, sempre di noi frati conventuali. Da lì ci sposteremo per l'ultima tappa, per domenica 6 maggio, da Foligno, convento San Francesco, fino ad arrivare alla Basilica di San Francesco. E là ci sarà, io credo, l'apoteosi per tutti gli sportivi che hanno partecipato, e forse per noi frati il momento di ricevere anche dagli sportivi la possibilità di continuare un discorso insieme, perché attraverso le preghiere che ha detto Antonio che saranno portate lungo le tappe, forse si aggiungeranno sicuramente delle intenzioni particolari di coloro che, tante le persone che si incroceranno in quei giorni, e credo che l'ultima cosa bella sarà la mensa eucaristica che parteciperemo insieme, e anche forse il momento conviviale che chiuderà l'evento. Bene, grazie. Antonio, conclusione. Sì, non posso dimenticare di dire che avremo con noi anche 15 ciclisti, si sono aggregati al progetto, hanno saputo dell'evento e la US Lanciano ci ha chiesto di aderire. Loro partiranno sabato e faranno il più dei chilometri sabato, e la domenica mattina ci aspetteranno sotto d'Assisi, faranno gli ultimi chilometri insieme a noi e porteranno un autobus di parenti e amici, appunto, poi saremo ospiti del Sacro Convento tutti a pranzo. Bene, Alberico, siamo arrivati alla fine anche... Siamo giunti a conclusione. Anche di questa puntata avevamo tante altre cose da chiedere, ma la mezz'ora che ci regala la WISP è sempre molto... Vola. Allora, esattamente tra mezz'ora potete seguire lo speciale della... Anzi, seguiremo, perché non c'ero, così la vedrò pure io, lo speciale di Torre dei Passi. Rimaniamo tutti su TV6, allora. Tra mezz'ora, e poi la replica sia sabato alle ore 16 che domenica alle ore 11 la mattina. Sarà un po' difficile per noi perché saremo tutti quanti a San Benedetto. Volevo aggiungere, tra l'altro, che
il percorso di San Francesco, c'è l'amico nostro Felice Arrieti che già fa tante sui percorsi maratone, dove tu hai già vinto, certo, pure sulle orme di San Francesco, si organizza maratone e quest'anno addirittura ne fa 12 in 12 giorni. Sono tra le più simpatiche, diciamo la verità. Arrivo Dutri, ci sarà anche il Faggio di Francesco, un faggio gigantesco, dove ci sarà anche lì una tappa della maratona. Siamo andati oltre il nostro limite. Alberico, l'appuntamento alla settimana prossima. Ringraziamo sempre la WISP per l'opportunità che ci dà. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà. Best song ever.